Sì, prego, consiglieri, prendiamo posto in aula, grazie. Bene. Sì. Allora, signori, vi prego di prendere posto in aula. Chiedo alla stampa di... No, solo gli addetti alla stampa possono entrare in aula. Prego. Bene, diamo la parola al segretario generale per l'appello. Dottor Contatto. Allora, il sindaco assente, Anceschi presente, Bardi presente, Ballarini, segretario, la prego un attimo perché dobbiamo fare l'appello. Assente, Colosimo, chiudere la porta, Corradini Achille presente, Corradini Franco presente, Corsi assente, Lucia assente, Donelli presente, Eboli presente, Fantini presente, Ferrigno presente, Cornaciari presente, Fossa presente, Giampaolo assente, Cassi assente, Grigone presente. Splende per la sua Cassano, assenza il assente. Sindaco Del Rio. Lombardini presente, Malato presente, Marziani, cittadini Marziano, di Reggio Emilia presenti, assente. Beppe Grillo presente, Montanari presente, Olivo presente, Poli presente, Prandi presente, Prati assente, Rinaldi Carla assente, Rinaldi Carla presente, Riva presente, Rizzo assente, Sassi Dalla presente, Sassi Roberto presente, Sassi presente, Scarpino presente, Becchi assente, Vena presente, Zini presente. Allora. 29, va bene. Bene, signori consiglieri, siamo in presenza del numero legale, nomino tre consiglieri alla funzione di scrutatore. Consigliere Salvatore Scarpino, Marco Brandi e Tommaso Lombardini. Prima di procedere con i lavori del Consiglio, prego consigliere Boni. Grazie Presidente, ho chiesto la parola per la mozione d'ordine sul regolamento e andamento dei lavori. So di fare una domanda non popolare, visto l'alta affluenza della gente reggiana sui palchi, però io ho troppo rispetto per questa sala perché oggi si dia luogo a una discussione che poi può scivolare nel puro spettacolo. Allora, la domanda che chiedo a lei, signor Presidente, è, e non me ne voglia il signor Grillo, perché o per quale motivo siede dentro alla sala del Consiglio Comunale il signor Grillo, che non dovrebbe avere, secondo il sottoscritto, le caratteristiche previste dall'articolo 15 del regolamento comunale. E quindi chiedo a lei come Presidente la ragione, non l'espulsione, chiedo soltanto la ragione, la motivazione, perché tutto non avvenga o non si trasforma invece che in un dibattito politico, perché la sala del Consiglio Comunale è chiamata, evocata a prendere decisioni amministrative intorno a una discussione politica, intorno anche delle mozioni, intorno a delle presentazioni di argomentazioni come verrà fatto dal dottor Montanari, perché ci sia questo dato, questa novità all'interno della sala del Consiglio. Le faccio presente che nella discussione avvenuta
nella conferenza dei capigruppo abbiamo avuto anche particolare distinguo fra i vari capigruppo sulla opportunità o meno della presenza dei rappresentanti dell'ARPA e della UFA. Poi in virtù di una sua considerazione, mediazione finale, tutti quanti avevamo concordato su questa presenza. La novità del giorno è la presenza nella sala del tricolore del signor Villo, che come tutti i cittadini, insomma, noi rispettiamo, addirittura alcuni di noi, ma anche i suoi tifosi, in tempi non sospetti, quando era bandito dalla televisione, ecco, negli anni 80, per certe sue trasmissioni. Quindi chiedo conto, chiedo ragione. Grazie. Grazie consigliere. Innanzitutto io stesso non ero stato informato della presenza del signor Grillo, ho ritenuto utile così considerare la sua presenza in quanto in relazione al fatto che il signor Grillo ha accompagnato il dottor Montanari nell'atto di presentazione della mozione al signor sindaco e a me nel giorno 1 marzo. È indubbio che oggi è chiamato ad intervenire in aula il signor Montanari Stefano, il dottor Montanari Stefano, la presenza del signor Grillo è limitata solamente alla presenza fisica, non ritengo questa lesiva della, così, quanto deciso in sede di conferenza, non fosse altro perché egli ha accompagnato il dottor Montanari a, diciamo così, depositato insieme a lui la mozione e l'istanza, per cui come sempre si è fatto, possibile che almeno due persone dei comitati o rappresentanti dei comitati siano presenti a tutti i solamente questo è possibile. Quindi prego di astenervi, vi prego, questa, prima di dare la parola voglio rivolgermi al pubblico presente in sala, innanzitutto vi ringrazio, però vi prego di astenervi da qualsiasi tipo di espressione rispetto ai lavori dell'Aula. Questa è la casa dei cittadini reggiani e delle cittadine, voi siete esposti, diciamo, voi siete cittadini e cittadine reggiane, siete i nostri ospiti, insomma, siete voi a rappresentare oltre a noi la città, che i lavori dell'Aula sono sì, vi prego, ho appena detto, però di astenervi da qualsiasi commento, per cui vi prego di rispettare i lavori di questa sera. Grazie. Consigliere Bene. Brevemente, Presidente, io intanto condivido, ho preso il regolamento anche per rinfrescare quando si è detto il consigliere Cuori, non condivido il fatto che abbia personalizzato sul nome di una persona, perché in effetti non è solo il signor Grillo presente in aula, non autorizzato, ma per esempio tutti i giornalisti e altre persone in sala. Io ritengo, lo dico questo perché noi facciamo molte volte altri consigli comunali molto, molto più importanti di questo, che è sicuramente un argomento molto importante, che magari direttamente la stampa o altre persone, gli stessi cittadini, da volte si dovrebbero interessare più da vicino un po' di tutti gli argomenti della città. Quindi chiedo Presidente che ci atteniamo al regolamento per lo che prevede l'articolo 11. Allora, ripeto, consigliere Vera, il Presidente ha interpretato l'articolo 15 rispetto al fatto che oggi si tratta un'istanza, mozione presentata da 800 cittadini. L'articolo prevede che all'interno dell'Aula siano presenti, cioè la prassi consolidata, che come sa non è ancora regolamentata, in quanto lo statuto fa cenno all'articolo 63,2 della possibilità da parte di cittadini e cittadine di minimo di 300 di presentare istanze di iniziative popolari, la presenza di colui che la presenta, cioè del dottor Montanari, accompagnato in questo caso da una persona che lui ha ritenuto, diciamo, rappresentativo del comitato, e nel rispetto dell'attuale testo regolamentare della prassi. Per quanto riguarda la presenza degli addetti alla stampa, adesso chiederei che durante i lavori del Consiglio possano lasciare l'aula per lasciare a tutti la possibilità di ascoltare quanto ci dirà il dottor Montanari con più con maggiore serenità. Invito Duscieri a eventualmente far sì che gli addetti della stampa possano rimanere nella parte dell'aula che è riservata loro, cioè all'inizio, perché, oppure alle tribune, nella parte che è riservata alla sala stampa, a
abbiamo consentito l'ingresso in questa prima fase, però adesso inizieranno i lavori e credo che a tutti i consiglieri, visto che proietteremo delle slide, la presenza in aula della stampa sia un po' lesiva di questa possibilità dei consiglieri. D'accordo, le informo che sono a disposizione per la stampa e per i consiglieri alcune copie delle slide che sono state riprodotte, sono al di fuori del lato. Se non viene nessun altro, Fattini, sempre una mozione d'ordine. Sì, ho solo una questione preliminare velocissima, io non ho le preoccupazioni dei colleghi precedenti, chiedo solo che venga verificata la capienza della sala del tricolore, vista l'eccezionale presenza di persone, non vorrei che ci fossero i crolli. A te, gli usceri mi dicono che la sicurezza è stata rispettata. Consigliere Anceschi? Chi è sta gente qua? Ripetitivo. Di chi è? Cinzia del Rio. Per il rispetto che le do, l'uguaglianza, il pari opportunità, il pari accesso dei cittadini anche alle istituzioni. Se il signor Grillo non si chiamasse Grillo e non fosse un personaggio che è, sarebbe comunque presente in quest'aula, avrebbe avuto comunque la possibilità di essere presente in quest'aula. Allora, Presidente, se lei mi risponde di sì, io mi ritengo completamente soddisfatto. E non è una domanda capziosa, perché io ricordo casi in cui è stato, ovviamente, perché questa è un'istituzione, perché questa è la casa dei cittadini, ma come tutta la nostra democrazia è regolamentata attraverso regolamenti, a partire dalla Costituzione, io mi chiedo se noi stiamo facendo un atto di uguaglianza e quindi non abbiamo fatto entrare il signor Grillo solo in ragione del fatto che è il signor Grillo e solo in ragione del fatto che è il personaggio. Forse mi ha già risposto, io voglio una risposta secca. Sì, e che mi si dica sì e che d'ora in avanti la prassi sarà risposta. Sì, la prassi è una compagna. Grazie, consigliere. Stiamo presentare. Allora, io ho sempre detto che il regolamento viene applicato indipendentemente da chi è presente in sala, fosse presente anche il Presidente della Repubblica, laddove è stata prassi consolidata il fatto che i comitati, cioè coloro che hanno presentato la petizione, fossero rappresentati da due persone, in questo caso sono ospitati in sede di consiglio il dottor Montanari e il signor Grillo, che credo rappresenti in questa sala tutti gli 800 cittadini. Pertanto questo è quanto noi abbiamo sempre fatto nel rispetto di quella prassi che è l'istanza di iniziativa popolare. Prego, consigliere. Prego. Provi nell'altro per cortesia, consigliere. Mi dispiace. Prego. Mi prego di astenermi.
sentito alcuni interventi, il Presidente ha già esposto quella che era la prassi regolamentare, pertanto proseguiamo con i lavori. Se non vi sono più mozioni d'ordine, continuiamo con i lavori del Consiglio. Allora, consigliere, prima di continuare vorrei chiedere anche un minuto di raccoglimento in ricordo della figura del signore, dell'onorevole Rino Serri, scomparso nel primo pomeriggio di giovedì 6 aprile. Come sapete, Rino Serri fu un'importante personalità del mondo politico e culturale della nostra città, fu consigliere comunale dal 4 gennaio del 1965 al 1970. In particolare lo ricordiamo per l'impegno che egli ha speso nei confronti delle tematiche africane e del continente africano come sottosegretario agli esteri, rappresentante speciale dell'Unione Europea per i rapporti tra Etiopia ed Eritrea. Negoziati di pace che ha portato la sua presenza, diciamo così, a questi negoziati di pace, a cui ha portato gli accordi di Algeri. Pertanto vi chiedo un minuto. Decimilionesimo di metro al centro milionesimo di metro.
Il progetto che ha dato origine a questi studi ha dimostrato che queste particelle micro-nanometriche penetrano in maniera irreversibile all'interno dell'organismo e sono patogene. Un concetto fondamentale che dovete avere presente per comprendere quello che io vi dirò nei prossimi 9 minuti è che qualsiasi fonte ad alta temperatura, qualsiasi fonte, genera questo particolato, lo genera in maniera primaria e secondaria. Io purtroppo non ho tempo per dilungarmi sul concetto di primario e secondario, spero che sia chiaro per voi. Vediamo brevissimamente come entrano queste particelle nell'organismo. Noi abbiamo delle particelle che sono sospese in atmosfera e si comportano in maniera tanto più simili ad un gas quanto più minuscoli, quanto più piccoli sono. Quindi galleggiano in atmosfera. Galleggiando in atmosfera vengono inalate e tanto più piccole sono, tanto più profondamente riescono a penetrare all'interno dell'albero bronchiale. Queste particelle, una volta penetrate all'interno dell'albero bronchiale e segnatamente negli alveoli, che sono la parte più profonda dei bronchi, riescono ad entrare in circolo sanguigno in tempi estremamente brevi. L'Università di Lovanio in Belgio ha dimostrato che le particelle nanometriche entrano in circolo entro 60 secondi e entro un'ora si ritrovano negli organi, nei tessuti umani. Quindi queste particelle viaggiano dall'aria al polmone, al circolo ematico, al circolo sanguigno e al circolo linfatico. Stessa cosa succede alle particelle che vengono ingerite, perché queste particelle cadono sugli alimenti, cadono sulle verdure, cadono per terra, cadono sull'erba che è mangime per gli animali, che è cibo per gli animali. E subiscono esattamente la stessa sorte delle particelle inalate. Vi mostro adesso qualche fotografia che noi nel nostro laboratorio abbiamo scattato, per così dire, con il microscopio elettronico di cui abbiamo disponibilità per un po'. Questo è il particolato che noi abbiamo fotografato nel sangue, nel cerchietto che voi vedete, che a me appare già nel pomino giallo, vedete delle particelle di cui io vi parlavo nella parte, diciamo così, liquida del sangue, cioè non all'interno dei globuli rossi, ma se voi guardate meglio nel cerchietto rosso vedete delle particelle che sono penetrate all'interno del globulo rosso, riescono a penetrare nel globulo rosso. Questo è il midollo osseo, qui vedete delle particelle di mercurio penetrate all'interno del midollo osseo, qui vedete delle particelle di mercurio selenio che hanno provocato un granuloma, una granulomatosi a livello renale. Quindi le granulomatosi hanno la possibilità biologica di trasformarsi in cancro, come qualsiasi medico vi potrà testimoniare, sono forme infiammatorie croniche. Questo è un adenocarcinoma a livello dello stomaco, cioè un cancro fatto da particelle di zirconio. Questo è un tumore pleurico da antimonio e tungsteno. Questo è un astrocitoma, un cancro del cervello fatto da particelle di acciaio. Questo è un cancro del fegato fatto da particelle di bario, magnesio e alluminio. E la cosa più interessante è quella che vedete nella fotografia microscopica sotto, vedete queste particelle che sono all'interno del nucleo della cellula. Queste particelle sono in grado di penetrare, qui vedete un'altra immagine più ingrandita, vedete queste particelle sono in grado di penetrare nel nucleo delle cellule senza vedere la membrana cellulare, senza vedere la membrana nucleare. Noi non sappiamo ancora che cosa producano queste particelle quando sono all'interno del nucleo, ma certamente non qualcosa di buono. Fra qualche mese partirà un ulteriore progetto europeo proprio di cui noi siamo a capo, proprio per studiare questo fenomeno. Qui vedete un linfoma, non Hodgkin, una malattia tumorale in aumento come patogenicità, e qui vedete ancora una particella all'interno di un tubo cellulare. Qui altre particelle, in questo caso particelle di piombo, all'interno dello sperma. Qui sono vedete nel quadratino sopra c'è uno spermatozoo, forse si vede abbastanza male, ma vi assicuro che c'è.
che sono particelle di frigo. Qui invece, questa è una cosa abbastanza allarmante, vedete il rene di un feto malformato, perché queste particelle riescono a penetrare dalla madre al feto attraverso un circolo ombelicale. Questo invece è un fegato di un rene di un feto malformato. A questo punto io devo un'altra diapositiva che mi è stato chiesto di togliere per non turbare la sensibilità dei convenuti. E la cosa è abbastanza strana, perché chi sarà favorevole all'inceneritore dovrà anche sapere che cosa provoca. E ciò che provoca è la malformazione di alcuni feti, almeno a livello statistico. Io qui avevo qualche fotografia di feto malformato che mi hanno pregato di non mostrare, non la mostrare. Ma queste particelle non le troviamo soltanto direttamente nell'organismo, le troviamo anche negli alimenti. Questo è pane, in cui queste particelle che cadono dall'atmosfera, dall'aria, cadono sul grano, per esempio, il grano viene macinato e la farina contiene queste particelle. E questo è pane italiano, che contiene tantalio e tungsteno. Questi sono biscotti biologici che contengono, quello sopra contiene dell'osmo, un metallo tutto sommato abbastanza raro che si trova normalmente in congiunzione all'altro. E sotto vedete invece del pane, dei biscotti sempre biologici, contengono il tungsteno. Questo è un omogenizzato per bambini che contiene del titanio, che questo è di provenienza, con molta probabilità, di provenienza atmosferica. Questi sono cialdi con gelato con cromo e ferro, e qui sotto vedete un cancro del collo con delle particelle da cialdi. La cosa che voi dovete avere ben presente è che le micro e nanoparticelle che io vi ho mostrato, che noi abbiamo individuato nei circa 500 casi patologici che abbiamo avuto occasione di controllare, sono non biodegradabili e non biocompatibili. Due concetti fondamentali che sono un sinonimo di medicina e sono un sinonimo di patogenicità. Queste particelle sono, per definizione stessa, sono patogeni, quindi sono capaci di innescare malattie, in effetti le innescano. Malattie non soltanto tumorali, ma anche malattie infiammatorie, malattie anche che vengono confuse con malattie neurologiche, o malattie addirittura psichiatriche. Tanto per farvi capire di che cosa parliamo. È arrivato il sindaco del Rio. Questo è un cappello umano, quello che vedete segnato dalla freccia. Questo è una PM10. Le PM10 hanno una scarsa patogenicità, ma sono le particelle che vengono controllate per legge. Queste sono le PM2,5, molto più patogeniche, ma il controllo di queste particelle non è richiesto dalla legge. Queste sono particelle PM0,1, queste sono veramente micidiali. Più piccola è la particella, più questa è aggressiva. La cosa è anche abbastanza logica, perché queste particelle, quando sono molto piccole, riescono a penetrare in profondità nell'albero bronchiale e riescono a penetrare molto più facilmente nelle cellule. Concetto fondamentale, visto che oggi dovremo parlare di inceneritore, che più alta è la temperatura di combustione, più piccola è la dimensione del particolato che si genera. E noi abbiamo visto che più piccolo è il particolato, più questo è penetrato. Un cosiddetto termovalorizzatore che funziona qualche centinaio di gradi più alto dei vecchi inceneritori, quindi più patogenico di un inceneritore. Qual è il trucco? Il trucco di un termovalorizzatore, il cosiddetto termovalorizzatore, è quello di spaccare le PM10 che vengono controllate per legge, spaccarle in particelle più piccole grazie alla temperatura e farle in qualche modo sfuggire al controllo. Sappiate che per motivi puramente geometrici, una PM10, che è quella controllata e quella scarsamente patogenica, quando è spaccata e ridotta a PM2,5, forma 64 particelle 2,5 oppure 1000 particelle PM1 oppure 1 milione di particelle PM0,1. Quindi noi trasformiamo in una PM10 scarsamente patogenica fino a 1 milione di particelle estremamente patogeniche. Non crediate che possa esistere qualche filtro industriale che blocchi le particelle inferiori a PM10. In realtà non esiste, non è disponibile tecnicamente, non ci sono. Io mi sono trovato, quindi mi spiace che
mi dispiace che non funzioni correttamente, forse voi non avete un programma aggiornato. Io mi sono trovato su internet una frase che è questa: ferro, vanadio, nichel, rame, platino e altri significa elementi, possono innescare processi infiammatori, che è esattamente quello che io vi ho detto, possono causare danni al DNA, che io, è quello che vi ho fatto vedere con le particelle all'interno dei nuclei, di alterare la permeabilità delle pareti cellulari, cosa che io vi ho mostrato. Bene, questa frase non è di uno scienziato, ma è semplicemente della AUSIMPMOTE, che la pubblica sul suo sito. Quindi tutto ciò che io vi ho detto è perfettamente conosciuto anche dai tecnici. Questo invece lo trovate nei siti, in quasi tutti i siti dell'ARPA, e vi dimostra esattamente, vi illustra più che vi dimostra esattamente ciò che io vi ho detto. Più una particella è piccola, più è penetrante. Quindi ridurre il PM10 a PM2,5, PM1 a PM0,1 significa semplicemente rendere più patogenici. Questa invece è una frase che dice: gli studi nel prossimo futuro dovrebbero essere dedicati alla frazione PM2,5, che oltre ad essere quantitativamente prevalente è risultata essere portatrice degli inquinanti più pericolosi per la salute e dovrebbe riservare un risultato di maggiore interesse. Questa è l'ARPA di Reggio Emilia che pubblica questo, e l'ha pubblicato ancora nel 2003, quindi 3 anni fa, e 3 anni in questo campo sono ere geologiche. Noi abbiamo fatto passi enormi da questo momento, eppure già nel 2003 l'ARPA mi diceva quello che vi dico io. Questo lo diceva già Lavoisier, siamo intorno agli anni 80, nel 1700 del XVIII secolo. Lui scopre una legge, che è la legge di conservazione della massa, cioè quello che diceva un vecchio filosofo del V secolo a.C., un tale Anassagora di Platone: nulla si crea, tutto si trasforma e nulla si distrugge. Quindi voi non pensate di distruggere l'immondizia bruciata, voi semplicemente la trasformate in qualche cos'altro. E la trasformate, secondo la legge di conservazione di massa, che è tuttora buona e che abbia più di 200 anni, voi trasformate queste immondizie in emissioni gassose del camino che finiscono nell'aria, in ceneri residue che devono essere smaltite. Quindi non è vero che il termovalorizzatore impedisce o evita l'uso delle discariche, ma forma che necessita di discariche di tipo B1, che sono quelli per ceneri tossiche, secondo il decreto Rocco, e genera acque di scarico sporche che devono essere trattate, ma che spesso vengono disperse, quindi genera altre immondizie. Sappiamo che il regolamento prevede 10 minuti, siamo già oltre 3, vista la particolarità, e credo anche la perfetto, quanti altri minuti condensare, facendo soltanto la regola. Ogni tonnellata di rifiuti bruciati in un generatore produce una tonnellata di fumi in atmosfera, quindi siamo già pari, 280-300 kg di ceneri solide, 30 kg di ceneri volanti che sono estremamente patogeniche, 650 kg di acqua di scarico e 25 kg di gesso. Quindi fanno esattamente il doppio di immondizia, ma con una granulometria estremamente inferiore, quindi estremamente più patogenica di ciò che era stato immesso nell'inceneritore. L'impiego di termovalorizzatori aggrava semplicemente la pericolosità degli inceneritori, perché fa ricorso a temperature più alte che riducono la granulometria del residuo. E dal punto di vista scientifico non esiste nessun supporto per affermare che il termovalorizzatore abbia un qualsiasi valore come metodo di eliminazione dei rifiuti, perché semplicemente non li elimina, ma ne raddoppia la quantità e li rende di gran lunga più tossici. Grazie. Prima di dare la parola al consigliere Conducci, che illustra la sua mozione,
voglio personalmente scusarmi con quanti sono, non hanno potuto accedere a Cansati, io mi scuso, solo che le condizioni di sicurezza di tutti ci permettono di far accedere più persone all'interno della sala. Per i cittadini e le cittadine che hanno interesse abbiamo riprodotto la relazione del dottor Montanari che può essere, diciamo così, ritirata all'uscita della sala. Do la parola al consigliere Conduce con la posta. Prego, Conduce. Signor Sindaco, colleghi consiglieri, mi è certamente agevole l'intervento dopo l'esposizione estremamente chiara e direi esaustiva del dottor Montanari circa i pericoli connessi al rapporto tra nanopatologie e utilizzazione degli inceneritori. Quindi mi soffermerò brevemente su un altro paio di punti, non tornerò certo sui concetti della mozione di iniziativa popolare che Gente di Reggio, che è la lista civica che rappresento qui nella sala del Tricolore, condivide pienamente senza alcuna riserva. Io mi limiterò a far presente che davanti a noi abbiamo due problemi. Uno del tutto presente e la cui soluzione non è, io credo, rinviabile ancora per molto tempo, ed è l'inceneritore di Cavazzoli. L'altro problema è l'ipotesi che è presente nel piano provinciale di gestione dei rifiuti che è stato approvato nel 2004 dall'amministrazione provinciale, e cioè l'ipotesi di costruzione di un termovalorizzatore o sul territorio del nostro comune o sul territorio di un comune confinante. Allora io credo che per le considerazioni di natura sanitaria, e credo che se anche solo ci fosse un ragionevole dubbio, anche solo ci fosse un ragionevole dubbio in materia sanitaria sulla possibilità di danni alla salute dei nostri concittadini, credo che sarebbe da irresponsabili o peggio da criminali sottovalutare questi rischi, questi pericoli, perché credo che la salute dei cittadini venga prima di ogni altra considerazione. E sappiamo che in questa città si è aperto dibattito. Io credo che vada dato il merito a chi ha saputo tenere accesa la fiammella della speranza in questi anni, e mi riferisco al Comitato per la tutela della salute guidati da Bagnacani e al quale hanno partecipato anche tanti cittadini, e credo che questo Comitato abbia avuto il merito di individuare, indicare e responsabilizzare i cittadini su queste problematiche che il più delle volte vengono considerate problematiche da addetti ai lavori, cioè da tecnici. Invece qui si è avuta la passione civile di discutere approfonditamente di questi temi, di farli diventare un discorso quotidiano, visto che coinvolgeva la salute dei cittadini. E allora io credo che sia impensabile, se non demenziale, come ho avuto modo di definire esattamente con questa parola, demenziale, il pensare ad esempio di costruire una scuola materna a 500 metri dall'inceneritore a Cavazzoli. Credo che sia
altrettanto irresponsabile non tener conto delle osservazioni che sono state fatte ripetutamente a livello europeo da parte della Commissione UE, quella direttamente interessata. Il Presidente della maggioranza intende presentare l'ordine del giorno, prego. Signori, ci permette rilevante, sta caricando l'attenzione da diverso tempo in città. Vorrei partire da una considerazione sulla realtà attuale della gestione dei rifiuti nella nostra città e in provincia. Alcuni dati riferiti in particolare alla raccolta differenziata, siamo oltre il 40% e credo che questo sia un dato determinato da un'azione costante negli anni, dicevo terzi a livello nazionale. Credo che questo sia un dato che testimonia una capacità nel tempo di gestire il tema dei rifiuti. Non siamo in una condizione di emergenza, abbiamo un ciclo di gestione dei rifiuti, di raccolti differenziati, di smaltimento, che alla fine ha garantito efficienza, costi compatibili, un'attenta gestione ambientale. Naturalmente il dibattito su questo è notevole, vorrei però ribadire questo concetto. Ad oggi credo che il tema sollevato sia più di origine politica, piuttosto che appunto inerente a un problema oggettivo di gestione dei rifiuti, proprio perché Reggio Emilia non soffre di tematiche come possono soffrire regioni, non solo del sud dell'Italia, ma anche di altre realtà del nord Italia, dove ci sono difficoltà nel definire le quantità di rifiuti, difficoltà di impostare raccolte differenziate, di esportazione del rifiuto verso altri territori. E tutto questo a Reggio Emilia non avviene storicamente, c'è stata un'assunzione di responsabilità delle amministrazioni locali nel tempo, sia con la definizione di impianti efficienti, con un'evoluzione di questi impianti, con l'assunzione anche di innovazioni. Basti pensare che all'inizio degli anni 90 la raccolta differenziata in città e provincia era intorno al 10%, oggi siamo al 40%. Di più ancora, io penso che il tema sia stato affrontato in modo molto coerente, stringente, con un appassionato dibattito. Forse lo ricordavo, in provincia nel 2004 si è arrivato all'ostruzionismo, una notte intera, no? Il dibattito, per arrivare a definire il nuovo piano dei rifiuti della provincia. Io credo che quello sia il punto di riferimento del nostro dibattito, ed è un punto di riferimento alto, perché viene un'assunzione di responsabilità di questi territori nel dire ciò che produciamo vogliamo smaltirlo, ciò che produciamo lo vogliamo smaltire nel miglior modo possibile. E allora si è fatto giustamente questo piano di rifiuti, che dice alcune cose interessanti che sono, credo, condivisibili e sono in linea con le direttive europee, ma non tanto in linea. Sono punti di riferimento della politica nazionale ambientale, a cominciare da questa piramide di priorità che sono appunto la riduzione dei rifiuti, cosa estremamente difficile da impostare, sulla quale io penso si debbano ancora scrivere molte pagine e molte esperienze, sulle quali coinvolge finalmente anche il mondo economico, sotto anche la spinta delle amministrazioni. L'esperienza a seguire di raccolta differenziata, abbiamo detto che vogliamo arrivare al 60% della raccolta differenziata nella nostra città e in provincia, ovviamente siamo al 40%, i terzi in Italia. E noi con loro stiamo introducendo una grossa discussione di porta a porta, raccolta differenziata porta a porta. Secondo me bisogna fare anche di più, differenziare anche di più, dicendo sicuramente anche differenziazione secco umido, nuove isole ecologiche, coinvolgere ancora il mondo economico in questa esperienza, perché ci sono atteggiamenti virtuosi da far assumere ai cittadini, ci sono secondo me atteggiamenti, assunzioni anche di carattere economico che la stessa economia dovrebbe beneficiare di un atteggiamento viene distribuito, virtuoso, viene distribuito l'ordine del giorno dei rifiuti. Faccio riferimento al tema dei compostati e a seguire la frazione che rimane, cioè ciò che non può essere né riutilizzato né riciclato né raccolto in modo differenziato, si è detto occorre un impianto tecnologico. Su questo c'è, diciamo,
deciso appunto di discutere, stiamo discutendo in modo molto... Il sindaco del Rio non legge l'ordine del giorno. E cioè la definizione delle migliori tecnologie disponibili, e la scelta verrà fatta comparando queste scelte, queste tecnologie disponibili. Quindi non vi è una definizione precisa di una tecnologia rispetto all'altra. Noi siamo nelle condizioni però di avviare questa definizione delle tecnologie per appunto smaltire quella parte di rifiuto che non può essere né riutilizzata né fatta passare attraverso il raccolto differenziato. Per quella parte di rifiuto andrà definita un impianto di una tecnologia appunto che la provincia con il piano dei rifiuti nei prossimi mesi si è impegnata a definire. E noi dovremo seguire con grande attenzione quel dibattito, tenendo conto di tutte le tematiche che sono oggi in campo. Io mi limito qui a riaffermare alcuni elementi. L'autosufficienza del nostro territorio, cioè noi pensiamo che sul territorio provinciale ciò che viene prodotto debba essere progressivamente, come dire, ridotto o comunque deve essere progressivamente e sicuramente smaltito in loco. Quindi occorre che il nostro territorio abbia al proprio interno tutta quella dotazione di strumentazione tecnologica, ma anche di cultura, di scelte amministrative che permettono questo. E quindi non siamo per esportare rifiuti nella vicina Brescia, anche per dire alcune cose, né per portarli a Parma, visto che a Parma hanno appena definito un sito per un nuovo forno di CIO. Voglio definire un'altra cosa importante, che è il ruolo di Enia. Noi negli anni scorsi su Enia abbiamo discusso molto, c'è stata battaglia politica su Enia. Io penso che quella fase sia chiusa e ci sia oggi la possibilità finalmente di riconoscere a Enia un grande valore come strumento degli enti pubblici del Comune di Reggio Emilia. Enia è lo strumento del Comune di Reggio Emilia, dei comuni della provincia di Reggio Emilia per le politiche ambientali sul territorio. Su questo secondo me abbiamo maturato non solo esperienza di governo del territorio, ma abbiamo una grande potenzialità che altri territori non hanno. E su questo noi dobbiamo puntare molto, chiedere all'Enia di svolgere fino in fondo il proprio ruolo che sta facendo, sia sulle raccolte differenziate, sia nelle politiche di riduzione e di smaltimento dei rifiuti. Si è detto inoltre di Cavazzola. Io sono perfettamente convinto che occorra dare una risposta, diciamo, da tempo, al tema dell'attuale fornitore di Cavazzola, perché abbiamo pensato, anche deciso di fare un patto di Cavazzola. Sappiamo qual è la storia. Sappiamo che in quella zona vi sono tre camini attualmente, vi saranno tre camini, il genitore, Rete 2 e il Turbo Gas. Fin dall'89, da quando si fece quella commissione internazionale su Rete 2, si decise che ogni qualvolta vi fosse stata la possibilità di diminuire l'impatto su Cavazzoli, questa occasione doveva essere colta. L'impegno che il Consiglio Comunale si è assunto è di puntare al superamento degli impianti di Cavazzoli, e definizione di una tecnologia di impianto alternativo da definire contestualmente alle politiche e tecniche di ricerca che non possono, da questo punto di vista, essere infinite. Noi su questo non possiamo essere qui, non possiamo pensare, come dire, di condurre un dibattito su Cavazzoli diciamo non vero, ma ambiguo. Non possiamo nemmeno mettere i territori della nostra provincia, della nostra comune, uno contro l'altro, lo spostiamo dall'altra parte. Il problema non è questo. Il problema credo che sia quello di identificare le migliori tecnologie possibili per un impianto che intercetti quella parte di rifiuti che non passa dalle raccolte differenziate o dal riuso. Sulle tecnologie dovremmo metterci d'accordo e credo che in tempi rapidi debba essere data da questo punto di vista, questo tema, una risposta a quel territorio appunto di Cavazzoli. Io non credo nemmeno che, come dire, sia il dibattito da condurre su Cavazzoli sia da dire, beh, allora non portiamoci neanche più nessun servizio su quella frazione. No, tutt'altro. Io penso che i tempi
di superamento del fornitore azzoni siano devono essere rapidi, e per questo occorra, così come stiamo facendo in tutte le altre frazioni della nostra città, dotare il nostro territorio di una rete sostenibile di servizi, compresi anche, anche di assistenza. È stato posto, credo, oggi un tema rilevante dal punto di vista sanitario. Su questo non si può scherzare, io credo che debba essere, veniva citato anche nella relazione, un ruolo importante della nostra autorità sanitaria locale, dell'ARPA, che da tempo, da diverso tempo stanno lavorando su questi temi. Oggi, rispetto al discorso sulla sottoaffermazione, credo ci sia, come dire, un passaggio importante di comunicazione, sicuramente, cioè mai come oggi su questo tema la Reggio Emilia c'è questa esposizione, cioè sicuramente questo Consiglio Comunale è utile in termini di comunicazione. In termini di conoscenza, io credo che l'ARPA e l'USL di Reggio abbiano svolto un importante lavoro di conoscenza. Le pubblicazioni ci sono, penso anche su internet. Io la cosa che chiedo a questo punto, proprio per non fare di questo uno scontro tra se fa più o meno male una particella o un PM10 o un PM025, di approfondire, di produrre da parte dell'assessorato all'ambiente un confronto assieme a USL, assieme all'ARPA, su queste tematiche, per arrivare a una migliore definizione. Si tenga presente che Reggio Emilia su questo non ha problemi. Ricordo che solo 3 anni fa c'è stato un intervento dell'Istituto Superiore di Sanità su Reggio Emilia di indagine per ciò che appunto riguarda la ricaduta del forno inceneritore sulla città. Sì, è un dibattito interessante che ha comunque chiarito, dato merito all'unità sanitaria locale, l'ARPA, di aver condotto anche l'amministrazione comunale un dibattito sicuramente difficile. E io credo che anche su queste cose deve essere prodotta un'iniziativa capace effettivamente di rassicurare, di chiarire fino in fondo tutte le questioni, sapendo che, questa è la mia opinione personale, che i temi dell'inquinamento dell'aria riguardano sicuramente le sorgenti fisse e quindi anche le sorgenti industriali, riguardano soprattutto il traffico della nostra città che attiene a circa il 70% dell'apporto all'inquinamento atmosferico, sapendo che effettivamente il tema è complesso perché un omogeneizzato che viene consumato a Reggio Emilia magari prodotto all'estero. Questo è il grande tema secondo me di confronto. Noi non dobbiamo assolutamente sfuggire a nessun tema che viene posto, né all'esigenza di governo di un tema complesso come quello dei rifiuti, sul quale, ripeto, Reggio Emilia non siamo in una condizione di emergenza, anzi abbiamo raggiunto, credo, anche posizioni importanti. Questo sicuramente non ci deve far restare seduti, tant'è che stiamo dicendo di voler raggiungere il 60% della raccolta differenziata, di introdurre anche per ulteriori smaltimenti delle innovazioni. Credo che la discussione di oggi sia importante per i dati che porterà alla città, e penso soprattutto al fatto che noi rapidamente dobbiamo chiedere appunto all'amministrazione provinciale di avviare la fase di confronto sulla definizione e sull'avvio della realizzazione del nuovo IGR, che deve definire, oltre alla raccolta differenziata, oltre alla localizzazione degli impianti di compostaggio, anche le tecnologie che ci permettono effettivamente di smaltire in modo corretto quella parte dei rifiuti che non viene intercettata dalle raccolte differenziate. Io penso che questo dibattito deve essere condotto nel modo più trasparente possibile, coinvolgendo cittadini, comitati, soprattutto facendo fare alle amministrazioni fino in fondo il loro ruolo di governo. Grazie consigliere Colletti. Vi prego di astenervi, per cortesia. Grazie. Rispetto di tutti, i consiglieri che intervengono. Sono stati eletti democraticamente e hanno il diritto di intervenire tutti. Grazie. Interviene Marta Giampaolo, prego. Grazie Presidente. Io mi sono sul microfono. Grazie Presidente.
No, non funziona neanche. Non vorrei impegnare tantissimo tempo in questa discussione per un semplice motivo, signore. Mi fa piacere di vedere tanti cittadini, sono molto contenta e veramente sarebbe una cosa importante, non lo dico perché sono presente tante persone, ma sarebbe veramente importante che i cittadini reggiani venissero con frequenza a vedere i lavori del Consiglio Comunale. A volte sono noiosi, a volte si può dire beh, si sono perse tre ore di tempo, però almeno si vede quello che si discute, quello che si fa all'interno di questo Consiglio. Perché non vorrei perdere troppo tempo? Perché in realtà noi sono, se non sbaglio, l'amico Gabriele Fossa era consigliere con me anche nella scorsa legislatura, ma sono, è dal 99 che noi stiamo parlando di questo problema dell'inceneritore. È dal 99 che noi parliamo di come risolvere questa problematica. Sono 6 anni che parliamo di questo problema. Guardate, la sottoscritta ha fatto con il suo partito, con Forza Italia, battaglie infinite su questo problema dell'inceneritore, sul fatto che non è possibile che esistano 3 grossi impianti in un'area come quella di Palazzolo. Abbiamo il turbogas, abbiamo l'inceneritore, l'ha fatto presente anche prima Corradini, abbiamo l'impianto di Rete 2. Però non mi pare di vedere oggi da parte della maggioranza la soluzione al problema. Mi pare di vedere, al contrario, che abbiamo il solito Corradini vuoto parlare. Corradini ci dice oggi, quale esponente capogruppo dei DS, ma Reggio Emilia non è una provincia l'ultima del mondo. Ma non è in discussione questo, Corradini. Non è in discussione che Reggio Emilia smaltisca o no i rifiuti. Forse non hai capito il problema, Corradini. Dopo 6 anni forse non l'hai capito. La discussione verte su un'altra cosa. Smettiamola con questa autosufficienza di Reggio Emilia. Reggio Emilia strepitosa perché autosufficienza. Il problema non è l'autosufficienza. Il problema è lo smaltimento. Procura danni alla salute. Questo è il problema che la maggioranza fa finta di non capire. Cosa mi interessa se Reggio Emilia è autosufficiente? Ma che bellezza! Facciamo un applauso. Corradini, mi rivolgo a te perché ho voluto ascoltare la tua parola, quale esponente della maggioranza. Ma è ora di finirla di incensare Reggio Emilia. Reggio Emilia è autosufficiente. Stiamo tranquilli perché è autosufficiente. Ma non è quello il problema. Il problema è in questa splendida autosufficienza che fa di Reggio Emilia questa grande. Il dottor Albertini, primario di dermatologia dell'ospedale di Reggio Emilia, dice attenzione, il rischio delle nanopolveri è concreto, è un rischio concreto per la salute. E allora, signore, ma cosa mi interessa, ritorno al punto, se siamo autosufficienti? Ma che bella soddisfazione, Corradini, di essere autosufficienti, ma di non essere riusciti in 6 anni, e io ne sono testimone per quello che compete la mia persona, il mio partito, delle battaglie che io ho fatto sul problema dell'inceneritore. Battaglie perse nel fumo, forse nel fumo dell'inceneritore, credo qualcuno che si diverte, con piacere, che si diverta qualche consigliere del DS. Io mi diverto molto meno, mi fa molto piacere che ci siano i cittadini, mi fa piacere che i cittadini sappiano, sono testimoni dei colleghi dell'opposizione, che sono 6 anni che si combatte per questa cosa. Cosa ci ha detto il comune? E qui mi dispiace, ma devo essere, mi dispiace, ma è una verità politica, che devo assolutamente concordare con le parole che ha usato il collega Fossa. Signori, qui però noi abbiamo fatto delle battaglie, ma ci aspettavamo anche dai cittadini un'apertura di occhi, signori, su quello che l'amministrazione reggiana ha fatto. Questa apertura di occhi io non l'ho vista. Può darsi che il tempo ci dia ragione, quindi voglio rispondere anche al collega Fossa. Può darsi che il tempo ci dia ragione. Certo che il movimento dei cittadini non si deve fermare, dal mio punto di vista, a dare una cambiale in bianco a loro, signori, che oggi sono rappresentati dal sindaco dottor Berrio. Le cambiali in bianco, cittadini, qui bisogna, e questo vale per qualunque forza politica, bisogna cercare di darle il meno possibile. E i cittadini italiani questo l'hanno capito, di tutte le città,
tutte le città d'Italia, per cui rilevo questo fatto, rimarco questo fatto, rimarco che per l'ennesima volta basta leggere, io lo posso avere sotto mano, l'ordine del giorno presentato dalla maggioranza che non dice niente. Io dico, dopo 6 anni, vogliamo signori della maggioranza dire, vorrà dire scuotere la testa, vogliamo dire chiudiamo l'impianto di Cavazzoli, lo teniamo aperto perché per noi è formidabile, volete dire qualcosa? Volete dire qualche cosa che sia una decisione? No, qui decisioni non se ne prendono, perché manca il coraggio di una decisione forte, sindaco. Questa decisione oggi compete a lei, perché lei che ha ereditato le decisioni della precedente amministrazione, bisognerà che prendiamo la parola per dire facciamo l'inceneritore, perché per noi non procura danno, non lo facciamo, chiudiamo l'inceneritore di Cavazzoli. Insomma, vogliamo dire qualcosa? Sindaco, vogliamo esprimerci per una decisione che sia una volta per tutte, per non lasciare la città che da 10 anni con questi comitati, con questi cittadini che guardate, sono immagino di ogni colore politico, perché sulla salute non si può scherzare. Allora, vogliamo per cortesia prendere una decisione? Io dico che di fronte al rischio concreto, e lo dicono i tecnici, lo dicono i medici, lo ha detto molto, in maniera molto precisa il dottor Montanari, che ha espresso la sua opinione prima, di fronte al rischio concreto non si può mai correre il rischio di mettere a repentaglio la salute dei cittadini. Di fronte al dubbio bisogna fermarsi, signori, mettersi davanti a un tavolo e decidere come comportarsi. Chiudere un impianto, qui vengo al discorso Cavazzoli odierno, vecchio e vetusto, chiuderlo e trovare una soluzione alternativa. Io questa parola, cari cittadini che siete qui